Ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Alex Moto Travelers. Nuovo video, siamo sempre qua da Attilione e nell'angolo c'è anche un disturbatore. Allora, se sei venuto qua dentro solo per guardare, devi mettere 5.000 euro cash così in mazzette, perché qua dobbiamo pagare il debito. Comunque, raga, siamo qua sempre da Attilione Nazionale perché adesso facciamo il montaggio di un po' di robettina che è arrivata da URS. Un grande ringraziamento perché ci aiuterà a rendere ancora più unica la Street Fighter V4S, visto che abbiamo appena montato con Attilio lo scarichetto della Zard. Quindi andiamo a aprire questo bel pacco che è arrivato da URS, andiamo a vedere cosa c'è dentro e poi dopo con Attilio procediamo al montaggio. Va bene, Atti? Ti va di farmi da cameraman così vediamo cosa c'è dentro? Assolutamente. Dai. Ho la mano ferma. ho la mano ferma. Allora, andiamo a vedere tutta la roba che dovremmo montare insieme. Eh? Quindi che mi darei la mano comunque. Beh, oh, ma come ho fatto anche prima, ah, perché se no mi montavi uno scarico senza neanche la staffa. Allora, qui partiamo con CNC Racing e abbiamo subito un kit griglie radiatori nere. Queste stanno bene. Bello. Questa è bella robettina. Bello. Vabbè, qua abbiamo un po' di materiale, maglietta, cappellini fighissimi. Questo mi sa di piccantino. Motocorse. Qua c'è robina bella, Questa qua costa anche, ma mi ricordo, mi viene ancora da piangere. Cazzo, è un bello acquisto. Cazzo, è un bello acquisto. Che spettacolo. Sasà, inquadra la faccia di Sasà. Sai cos'è il bello? Il benessere. Sai cos'è il bello? Che ho fatto questo carrello qua, questo acquisto, l'ho fatto prima di chiamare la mia commercialista e chiedergli i contributi e le tasse del... Ma secondo te con questo ci pago un po' del mio F24? Qualcosina. Ti posso dire di quello? Mamma, questo qua è il cono di centraggio della ruota. Già quando vai ad aprire qua che togli sta spugnettina qua... Vero. Tac. Molto sexy. Allora, qua abbiamo gli specchietti della Rizoma. Belli. Che andiamo. Sì, sono fighissimi. Costano anche un capitale. Sì. Perché andiamo a metterli qua. Ah, gli specchietti sì, quelli. Sì. Perché ti devo dire, visto che noi siamo grossi, sì. Con questi qua, quando sei seduto su questa, che non c'è un po'. Cazzo. Non vedi niente. Devi sempre tirarti fuori così. Invece, messi qua, credo che possa andare meglio. Poi proviamo. Questo era quello che ti dicevo prima, giusto una chicchetta perché un po' di ergal lateralmente non puoi metterlo. Questo qua. Ah, ecco. Che storia. Che robettina. Fighissimo. Non pensavo neanche esistesse. Beh, no. Invece esiste. Mannaggia loro. Questo qua, ragazzi, sempre CNC ovviamente. Questo qua. Ah, questo è la... No, non sì, è così. Sì, sì, così. No, questo sì. È così e questo è l'aiuto per salire, il predellino per salire. Ah, è perché fai un passo qua, un passo sì, qua, un passo qua, un passo qua, poi andare a cavallo. Esatto, uguale. Qua, raga, abbiamo... Attenzione. Il tappo del serbatoio sempre di CNC Racing. Perché poi... Sasà nel mentre si appropria. Sasà nel mentre si sta fottendo tutto quanto. Perché poi abbiamo anche... Mamma che meraviglia. Cioè, raga, se vi portate una pompettina potete fregare la benzina. Esatto. Sì, esatto. Sì. Ma tanto con quello che consuma... Prendetemi appena uscito dal distributore, perché con quello che consuma, se no veramente ci fate poco. Qua c'è il cupolino che abbiamo preso da montare, Fumé. Magari andare in pista. L'hai questo preso qua, Fumé? Questo qua è no, è nero opaco. Ah, ok. Ovviamente by URS, andiamo ad aprirlo. Bello ignorantino. Il benessere. Bello ignorantino. Tac. Figo. Figo. Carino, figo. Sì. Allora, iniziamo con il montaggio delle griglie radiatori con Attilio che sta bestemmiando di già. Perché, raga, bisogna praticamente smontare tre quarti di moto solo per andare a montare le griglie, perché le griglie vanno dentro appoggiate al radiatore con dei gommini, ma vanno infilate dentro questa qua. Carcassa di plastica. Quindi qua. Belle, ma non ballano.
cioè non ballano perché ci vuole un botto di tempo per metterle dentro, però sì, guardiamo come è conciato il radiatore, un pelino, no, ci sta. Operazioni che mi fanno paura, proprio strozzo così sulla sella, alla brutto di Dio, così no. Mi rovini la sella, ma fanculo, si strappa via il culo, vabbè. Raga, no, di questo hai detto, no, adesso abbiamo montato le griglie pararadiatorie a CNC, anche se è un po' lunga come lavorazione. Poi il paramotore, sempre CNC, paracoppa. Adesso andiamo a montare un po' di ergal qua in questa zona, tolto le pedane, che dovevo già farlo da un po'. Ragazzi, chiusura del video, purtroppo ieri in officina poi siamo andati lunghissimi e non sono più riuscito a documentarvi tutto quanto, però diciamo che fatta qua dal belvedere di Civenna da casa è ancora meglio, perché diciamo che la Street Fighter con questa vista sta parecchio bene. Guardate qua, sempre spettacolare. Allora, prima di tutto fatemi sapere cosa ne pensate in primis del wrap dei miei amici di Monster Grafica, perché abbiamo cambiato anche il rosso, vedete che è un rosso un po' più scuro e perlato, poi si vede molto molto meglio al sole, perché al sole risalta tantissimo, adesso è appena calata la luce. Un'altra cosa che mi piace tantissimo, tappo di serbatoio CNC con sgancio rapido, che siccome poi i rifornimenti si fanno abbastanza spesso, è veramente una manna dal cielo, ahimè. Specchietti della Rizoma, molto molto belli, messi poi bassi, mi piacciono tantissimo, mi fanno davvero davvero impazzire come stile e come look che danno alla moto senza gli specchietti alti, super super approvati. Griglie CNC nere, qua abbiamo il paracoppa, gli scarichi Zara che stanno da Dio, ragazzi. Stanno veramente, veramente bene. Guardate che linea ignorantissima che danno alla moto. E qui abbiamo altre due cazzatine in ergal, sempre CNC Racing, il distanziale, il fermaglio. Qui poi abbiamo, ragazzi, porta corona motocorse, ragazzi, un pezzo veramente da 90 che sta veramente da Dio. E poi abbiamo finito. Gran parte poi la fa la grafica. Abbiamo montato il monoposto, ma questo l'avete già visto su un video. Poi abbiamo fatto un effetto carbonio forgiato, come tra l'altro il mio casco Scorpion, e l'abbiamo messo anche qua per proteggere un po' questa zona. Magari faccio un angolino anche qua, perché qua l'ho già rigato con la cintura. Guardate qua, con l'R1 Carbon Air. Guardate come matcha. Vabbè, tanta tanta roba. E niente, la moto è così, diciamo, per adesso finita. Niente, non riesco a tenere niente originale, questo lo sapevo già, e so che mettere le cose sulla Ducati costa particolarmente, però super super soddisfatto del risultato. Anche da davanti abbiamo fatto anche questa zona qua sotto. Comunque, se per caso qualcuno di voi è una Street Fighter e vuole un kit così, che è già pronto perché è stato fatto come base sulla mia, basta che contatta Monster Grafica e gli dice che vuole la moto come quella di Alex. Poi dopo, eventualmente, se passate in azienda, vi possono fare il rosso, verde, blu, gialla, dorata, potete farla un po' come volete. Bene, ragazzi, per questo video qua è tutto. Vi saluto, ci vediamo al VDV questa settimana. Da Alex alla Street Fighter da Civenna è tutto, al prossimo video.